stregoneria e paganesimo. Bene, in questa parte io normalmente riprendo il discorso sul crogiolo dello stregone ed eravamo rimasti a parlare della contemplazione. Però, siccome sono parecchio tempo che non vengo in radio, anziché cominciare immediatamente il discorso sulla contemplazione, vi leggerò alcuni articoli che dimostrano la realtà oggettiva del crogiolo dello stregone. Perché è necessario seguire il crogiolo dello stregone e praticare il crogiolo dello stregone. Prima di questo, ricordo l'appuntamento per sabato 24 settembre, dopodomani, presso il Bosco Sacro di Jesolo, dove terremo il rito dell'equinozio d'autunno. Pertanto l'appuntamento, ricordatevi che è per sabato pomeriggio, presso il Bosco Sacro di Jesolo, in via Cagamba, settima traversa, dove ci troveremo tutti quelli che potranno venire naturalmente, per celebrare l'equinozio d'autunno. E questo praticamente cominciamo a entrare nel terzo anno in cui vengono celebrati dei riti sistematici. Riti che servono agli uomini per chiamare gli dèi, per evocare gli dèi affinché assistino nei nostri combattimenti della vita, nella nostra quotidianità e nel nostro modo di affrontare la nostra esistenza. Vi ho già parlato oggi, vi ho fatto oggi tutto il discorso relativo al numinoso, relativo alla relazione col numinoso, con gli dèi che ci circondano. È che è uno degli elementi fondamentali delle antiche religioni e della religione pagana politeista. Il crogiolo dello stregone si inserisce all'interno della religione pagana politeista come via occidentale alla conoscenza, cioè praticamente come insieme di pratiche attraverso le quali si va ad affrontare la vita e si va proprio a sollecitare il numinoso, a sollecitare il divino dentro di noi e il divino fuori di noi e a costruire le relazioni empatiche con le quali costruiamo la nostra esistenza. Perché solo in quel modo gli dèi possono parlarci, solo in quel modo noi possiamo parlare agli dèi, solo in quel modo possiamo costruire delle strategie assieme, dove ognuno di noi può avere dei vantaggi. E il paganesimo si nutre proprio di relazioni, si nutre proprio di relazioni fra noi e il mondo dal quale siamo germinati. E parleremo appunto con alcuni articoli di questo. Sapete, da quando ho cominciato a sviluppare il crogiolo dello stregone nel 1997, proprio per Radio Gamma 5, proprio per queste trasmissioni, e il crogiolo dello stregone veniva praticamente impostato, veniva costruito su uno scritto che è all'interno del libro dell'Anticristo. Questo scritto si intitola L'Attenzione. Lo trovate anche su internet, se andate sul nuovo sito federazionepagana.it, www.federazionepagana.it. E questo scritto sull'attenzione fu uno scritto che, fatto credo nel 1990, andava a completare un ciclo praticamente di scritti che fanno parte del libro dell'Anticristo e praticamente andava a individuare tutta una serie di elementi attraverso i quali l'individuo si trasformava e l'individuo diveniva in continuazione. Da quando nel 1997 ho cominciato per questa radio a elaborare il crogiolo dello stregone, chiaramente il crogiolo dello stregone ha avuto una elaborazione continua, cioè ci sono stati tutta una serie di sviluppi che hanno portato a fare quei dibattiti che in questo momento stiamo facendo. Penso che il crogiolo dello stregone tutto intero, in questo momento, cioè l'ultima versione relativa ai dibattiti, messo insieme sia grosso come due libri da 500 pagine l'uno, tanto per riuscire a capire la quantità di lavoro che è stato fatto. E spesso il crogiolo dello stregone non è discorsivo, spesso il crogiolo dello stregone riassume concetti in poche frasi e questo implica, lascia aperta la porta a ulteriori elaborazioni.
e a ulteriori sviluppi. Cioè, in pratica, il Crogiolo dello Stregone è un percorso di stregoneria che è sempre aperto, perché ricordatevi che i percorsi di stregoneria non sono delle verità, non portano delle verità, ma sono manifestazioni di libertà soggettiva. E le manifestazioni di libertà soggettiva non dicono alla persona tu sei arrivata, tu devi sottometterti a questo, ma forniscono degli strumenti alle persone affinché queste affrontino la loro esistenza. Però, perché le persone possano affrontare la loro esistenza, è necessario anche capire dove sono i meccanismi di trasformazione. E questo io, te lo ripeto, sono estremamente avvantaggiato, perché dal 1997, che abbiamo cominciato a costruire il Crogiolo dello Stregone, ad oggi, si sono seguite tutta una serie di scoperte, sia nella struttura neuronale, sia a livello di analisi statistiche sui comportamenti delle persone, tutta una serie di elementi, arriva, a parte anche la psicologia che ha fatto passi da gigante lasciando tutta una serie di cose vecchie alle spalle, che vanno a confermare proprio la necessità del Crogiolo dello Stregone. E uno degli articoli che vi leggerò, che è tratto dall'Espresso ed è Fitness per il cervello, questo è fatto da un'intervista a un neurologo americano, considerato uno dei maggiori esponenti della neurologia, va a confermare proprio la necessità del Crogiolo dello Stregone. Naturalmente dopo magari ci si può scannare su cosa è importante o cosa non è importante, però quello è un altro discorso. L'importante è che riusciamo a capire che esiste la necessità di mettere in atto questo percorso. E oltre a questo articolo che vi leggerò una scoperta fatta da alcuni studiosi statunitensi. E che questa non c'è poco anche da discuterci sopra, sul cervello dell'uomo è ancora in evoluzione. E un ultimo articoletto di una ricerca del San Raffaele di Milano relative alle emozioni che rendono il cervello più attivo. Cioè, praticamente sono questi tre articoli che vi farò in questa trasmissione. Però come prologo a quello che è il discorso sulla contemplazione, che se tutto va bene cominceremo naturalmente a farlo in maniera organica dalla prossima trasmissione. Se mi avanzerà del tempo, se mi avanzerà del tempo, vi leggerò alcune pagine di Hillman tratte da Un terribile amore per la guerra. Perché bisogna riuscire a capire come il monoteismo e il cristianesimo sia attività di distruzione dell'uomo. Cioè, mentre il paganesimo cura tutti quegli elementi che trasformano l'uomo e che lo fanno divenire giorno per giorno all'interno della sua vita, all'interno della sua esistenza, affinché sia responsabile delle proprie scelte, il cristianesimo deresponsabilizza l'uomo e lo trasforma in un assassino, in un macellaio, in un ladro. Dopodiché, se volete, ho un po' di articoli di cronaca anche per dimostrare questo. Ok, allora proviamo un attimino a vedere cosa ha scoperto questo neuroscienziato. Fitness per il cervello, tratto dall'Espresso del 1 settembre 2005. 1 settembre 2005, vedete che non sono in radio da 2 settimane, vedete che non serve andare a cercare articoli tanto vecchi, proprio ce li danno tutti i giorni i giornali, gli articoli, basta saper leggere i giornali. Fitness per il cervello, una mente acuta si costruisce e si mantiene in forma, proprio come un corpo da bodybuilding. È la tesi controcorrente di un grande scienziato che ci spiega come le zanzare tigri siano ancora in agguato. No, non diceva questo. Chi ci spiega come si fa una palestra per neuroni e sinapsi? Colloquio con El Conon Goldberg di Paola Emilia Cicerone, l'articolista. Lui la chiama cognitive fitness, una forma fisica del cervello che permette una mente acuta, che dà corpo all'intelligenza, alla saggezza, alla capacità di risolvere i problemi con successo. Lui è L. Conon Goldberg, uno dei maggiori neurologi al mondo, direttore dell'Istituto di Neuropsicologia alla New York University School of Medicine.
è la storia della cognitive fitness, è a dir poco contro corrente e diventa scandalosa per la neurologia ufficiale se si aggiunge, come Goldberg fa, che ogni forma fisica si può conseguire con un programma adeguato, perché è una realtà biologica che si costruisce, una realtà biologica che si costruisce, da cercare nelle connessioni neuronali del nostro cervello, che si possono modellare fino a essere mantenute efficienti anche a tarda età. Goldberg sarà l'ospite d'onore al Festival della Mente di Sarzana, in occasione dell'uscita italiana del suo libro per i tipi di Ponte alle Grazie, dal titolo Il paradosso della saggezza. Lo abbiamo intervistato. Professor Goldberg, cos'è la forma fisica cognitiva? Cominciamo col capire cos'è il cervello, un organo molto più dinamico di quanto si pensasse. Il vecchio schema che attribuiva ad esempio all'emisfero sinistro le funzioni linguistiche e al destro quelle spaziali è ancora valido, ma non è completo. Oggi sappiamo che la nostra corteccia cerebrale gestisce in modo diverso le novità e le informazioni già acquisite e i compiti di routine. In particolare l'emisfero destro si attiva quando siamo di fronte a un'informazione nuova, mentre il sinistro è il deposito delle conoscenze acquisite, dei modelli che sviluppiamo nel corso della nostra vita e che ci permettono di affrontare situazioni nuove come se ci fossero familiari. Lo confermano le immagini cerebrali che ci rivelano le nuove tecniche e che mostrano come uno stesso compito attivi aree cerebrali diverse a seconda dell'esperienza di chi lo svolge. Un punto di vista rivoluzionario. La neurologia si è evoluta dalla frenologia, dalle teorie ottocentesche che attribuivano a ogni singola area funzioni specifiche. Quando nel 1995 ho pubblicato un articolo intitolato Ascesa e caduta del cervello modulare, ero ancora in netta minoranza. Oggi molti ricercatori cominciano ad accettare che il nostro cervello sia una struttura con grandi capacità di auto-organizzazione. Siamo passati, per così dire, dal politeismo con le diverse aree cerebrali responsabili di funzioni diverse a una concezione monoteistica, qui è tutto da discutere comunque, vabbè, che richiede un livello di pensiero astratto più sofisticato. Torniamo alla cognitive fitness. Sì, ma pensiamo un attimo all'invecchiamento cerebrale. Anche l'invecchiamento non è un processo modulare. Pensavamo che la neuroplasticità fosse una caratteristica dei cervelli più giovani. Oggi ci stiamo rendendo conto che il cervello è in grado di produrre neuroni durante tutta la sua esistenza e che questo processo può essere rinforzato con gli opportuni stimoli. Insomma, dice l'intervistatrice, possiamo rallentare l'invecchiamento? In parte sì, ma non si tratta solo di questo. Stiamo cominciando a capire che l'invecchiamento non è un processo lineare, una strada a senso unico. Un tempo studiare la vecchiaia voleva dire soprattutto valutare il decadimento delle funzioni cognitive. Ora cominciamo a vederne gli aspetti positivi. Invecchiando si acquistano maggiori capacità di risolvere problemi complessi, basandosi sul riconoscimento dei modelli cognitivi sviluppati nel corso della vita. E questa capacità di sfruttare le esperienze acquisite è ciò che chiamiamo saggezza, che non a caso tradizionalmente è associata all'età matura all'esperienza. Dice l'intervistatrice, Miss Marple, l'investigatrice creata da Agatha Christie, secondo cui tutte le persone sono uguali e quindi possiamo prevedere le azioni di uno sconosciuto basandoci su ciò che abbiamo visto fare alle persone che ci sono familiari, puntini puntini. È un buon esempio. Le esperienze fatte con gli abitanti del piccolo villaggio in cui viveva Miss Marple erano i modelli che le aiutavano a risolvere i delitti. Chi ha una vita più ricca di esperienze e di sfide, vi ricordate cosa parliamo nel crogiolo dello stregone? Il vivere per sfida. Ebbene, chi ha una vita più ricca di esperienze e di sfide è in grado di sviluppare modelli più complessi e quindi di affrontare un maggior numero di situazioni nuove
come se fossero familiari. Si spiega così come anziani molto competenti in uno specifico settore riescano a gestire situazioni impegnative anche quando mostrano già deficit di memoria e di attenzione. Penso a statisti come Churchill, che ha continuato a governare dopo essere stato colpito da diversi ictus, ad artisti come Edoardo Chililla o Willem de Kooning, che hanno realizzato opere importanti quando erano già malati di Alzheimer. Vuol dire che cervelli danneggiati possono compiere performance eccezionali? Esattamente, i danni al cervello non compromettono necessariamente le funzioni cognitive. E qui c'è tutto da dire con i suoi referenti. Il presidente Ronald Reagan, per il quale ho una grande ammirazione, lui è, non io, ha svolto una parte significativa del suo secondo mandato mentre stava scivolando verso la demenza, che poi gli sarebbe stata ufficialmente diagnosticata nel 1994. Detto in altri termini, il nostro software, il nostro cervello, è in grado di funzionare anche se l'hardware ha seri problemi. Di più, il nostro cervello è abbastanza flessibile per rispondere a nuove esigenze generate dal nostro stile di vita. Il celebre studio di David Snowden sulle suore del convento di Notre Dame a Mankato nel Minnesota conferma che persone il cui cervello, in sede di autopsia, mostrava alcuni danni tipici del morbo di Alzheimer, hanno mantenuto le loro funzioni cognitive fino alla fine della vita. Come si spiega? Le diverse aree del cervello non invecchiano tutte alla stessa velocità. Lo sviluppo di modelli può contribuire a frenare l'erosione, ma bisogna anche considerare che se una persona ha una vita mentale attiva, sviluppa un maggior numero di neuroni e di connessioni neuronali che gli consentono di limitare eventuali danni. Uno studio famoso mostra che i tassisti londinesi costretti a memorizzare centinaia di strade hanno una memoria spaziale particolarmente sviluppata. E ogni esperienza nuova o stimolante contribuisce a creare nuovi modelli che accrescono l'esperienza. Pensiamo al cervello come a un bersaglio più o meno grande a seconda del numero di connessioni di neuroni presenti. Se i proiettili colpiscono un bersaglio di piccole dimensioni, lo distruggono facilmente, ma un bersaglio grande, anche se danneggiato, mantiene larghe aree intatte. Allora, per essere in forma cognitivamente, dobbiamo contare sulle esperienze acquisite, ma dando spazio alla novità, non è una contraddizione? È giusto usare i modelli che abbiamo elaborato per essere efficienti nel nostro settore specifico di attività. Sono loro il pilota automatico che ci fa lavorare bene senza sforzo, ma non favoriscono la crescita di nuovi neuroni. Per questo è importante cercare nuovi stimoli, vivere per sfida continuamente, vi ho detto, dedicandosi ad attività diverse da quelle che ci sono familiari. È uno dei motivi per cui ho deciso di scrivere saggi divulgativi come Il paradosso della vecchiaia. Eppure molti ricercatori additano il multitasking, il fare più cose simultaneamente, come fonte di stress e di invecchiamento. È molto soggettivo. Attivare processi mentali paralleli, per esempio leggere e parlare al telefono in contemporanea, può essere un utile allenamento, purché non si generi disagio. Dobbiamo imparare ad ascoltarci per capire quando è il momento di fermarci. Ascoltare le correnti vegetative, ricordate? Qual è la ginnastica migliore per il nostro cervello? Chiede l'intervistatrice. Si possono creare esercizi appositi come quello che propongo ai miei pazienti, una vera e propria palestra pensata per allenare le varie funzioni cerebrali. Ma sono convinto che le diverse forme di arte che hanno accompagnato tutta la nostra civiltà siano nate proprio per stimolare le nostre funzioni cerebrali. Io ritengo che arte e atletica abbiano funzioni molto simili. La prima è destinata a tenere in esercizio il nostro cervello, l'altra il corpo. Se volete sapere qualcosa di più di questo, dell'arte per tenere in esercizio il nostro cervello, andate su internet, vi cercate il commento alla Teogonia di Esiodo e vi leggete la mia pagina relativa al commento sulle muse e ciò che Zeus ha generato insieme a Mnemosine generando le muse e perché ha generato le muse.
E questo amico, questo neurologo, è ancora 10 anni dietro di noi, è ancora 10 anni dietro i pagani politeisti, tanto per essere chiari. Comunque è importante capire che la neurologia sta comprendendo come lo stile di vita possa aumentare la capacità d'azione, la capacità di sviluppo della persona, la capacità della persona di affrontare le contraddizioni del mondo. L'importante è che anche la scienza faccia i suoi passi avanti. La stregoneria sapeva tutto questo per sperimentazione, per esperienza, non perché sapesse come funzionasse il cervello, ma sapeva che facendo certe cose si aumentano delle capacità e si ha una maggior funzione nel mondo. Questo sapeva la stregoneria. Per questo nessun stregone ha mai pregato, se non per follia. Bene. Questo è l'articolo di Fitness per il cervello, pubblicato a cura di Paola Emilia Cicerone, pubblicato dall'Espresso il 1 settembre. E vediamo un altro articoletto, molto più breve, è della Repubblica vediamo, della Repubblica del 9 settembre 2005. Il cervello dell'uomo è ancora in evoluzione. E questo è bene che ve lo memorizzate, perché questo articolo praticamente si inserisce in una vecchia visione che avevo avuto, ed è una visione che non ho mai usato nei miei scritti, o comunque ho usato pochissimo, perché la trascrizione razionale di quella visione mi ha portato a delle conclusioni che non sono in grado di sostenere. In pratica, cos'è che diceva quella visione? Che c'è una parte del nostro DNA, c'è una parte della nostra struttura che noi lasciamo ai nostri figli, che viene modificata ad ogni generazione. Cioè ogni generazione fissa una parte della struttura del DNA che dopo viene lasciata ai nostri figli. Per cui tanto è più forte il vivere per sfida delle persone e tanto maggiore la quantità di DNA, la direzione che si dà a quel DNA e la forza che si trasmette ai propri figli. Però siccome non avevo dati per supportare questa visione, l'ho lasciata praticamente nel limbo. E comunque continuerò a lasciarla nel limbo, anche se tutto sommato questo articolo comincia ad avvicinarsi, cioè già ci sono stati degli altri articoli che si avvicinavano a questo, però questo articolo è abbastanza più vicino, diciamo così, a questa visione, perché si parla di modificazione del DNA vero e proprio. Insomma. Su Scienze, la ricerca di due studiosi statunitensi. Il cervello dell'uomo è ancora in evoluzione. Due geni ci dividono dagli scimpanzé, almeno per quanto riguarda le dimensioni del cervello, che nella nostra specie ha iniziato a crescere quando sono entrati in funzione i frammenti del DNA battezzati microcefalino e ASPM. I due geni sono comparsi nella nostra specie rispettivamente 37.000 e 5.800 anni fa, cioè molto recentemente, se si considerano i ritmi delle evoluzioni delle specie. Il secondo dei geni coinvolti, come fanno notare i ricercatori dell'Università di Chicago, che pubblicano oggi la ricerca su Scienze, è apparso nella nostra specie contemporaneamente alla fondazione delle prime città e alla nascita della scrittura. Una coincidenza probabilmente non casuale. La scoperta non si ferma qui. I ricercatori sono andati a vedere come si stanno comportando microcefalino e ASPM oggi e hanno notato che la spinta verso l'evoluzione, un ulteriore perfezionamento dei due geni è ancora in corso. Prelevando il DNA di un gruppo di individui di 59 paesi diversi, hanno notato che i geni si presentano in versioni leggermente diverse, ma una in particolare sta prendendo il sopravvento sulle altre. Quella vincente dal punto di vista delle evoluzioni, da variante avanzata di microcefalino e ASPM, è ormai diffusa in Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia del Sud, mentre meno frequente in Estremo Oriente, nell'Africa subsahariana e fra gli indiani d'America.
La sorpresa più grande, sottolinea Giovanni Lovagna, ricercatore del laboratorio di genetica molecolare umana dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, è la rapidità con cui questi due geni stanno premendo per evolversi. La loro comparsa risale a meno di 6.000 anni fa, un tempo infinitesimo quando ci riferiamo alle tappe dell'evoluzione umana. Lavagna nel 2001 fu coautore di una ricerca che spiegava come il nostro organo del pensiero si sia sviluppato in maniera rapida, ma un po' caotica e con parecchie falle. La neurocorteccia, spiega, sede delle operazioni più raffinate del pensiero, è sponsorizzata rispetto al cervello viscerale, cioè il cervello profondo, il cervello antico, quello più antico. È come se avessimo montato il motore di un aereo su una vecchia carretta. E anche i due geni appena scoperti spingono per perfezionare l'aeroplano. A questo disordine l'uomo deve pagare un prezzo. Solo alla nostra specie, per esempio, sono toccate in sorte malattie come l'Alzheimer. Gli stimoli dell'ambiente cambiano e il cervello vi si adatta con una velocità sorprendente, ma senza avere il tempo di sedimentare l'evoluzione. La neocorteccia e il cervello viscerale, il cervello profondo, non sempre riescono a trovare una convivenza pacifica e le attività più nobili finiscono con l'essere anche le più vulnerabili. Queste sono le conclusioni del lavoro. Chi ha seguito il crogiolo dello stregone sa perfettamente come una delle cose importanti del crogiolo dello stregone è mettere in armonia la capacità intuitiva con la capacità razionale e continuare a mantenere il nostro essere individui della natura e sfruttare quelle che sono le nostre potenzialità. E questa è l'ultima ricerca che è stata fatta. Per concludere, questo ciclo di articoli che vi dimostrano proprio la necessità del crogiolo dello stregone, sempre in San Raffaele, che sembra che il laboratorio di San Raffaele stia lavorando in maniera molto, molto grossa rispetto alla ricerca neurologica, la ricerca emozionale, la ricerca del DNA, un articolo della Repubblica del 3 settembre 2005, piccolino piccolino. Ricerca del San Raffaele di Milano. Per le emozioni, cervello più attivo. Il cervello funziona meglio quando si tratta di ragionare su problemi che toccano le emozioni e le esperienze. Funziona meno bene quando si cimenta in ragionamenti astratti, matematici o logici. Nel primo caso, oltre all'emisfero sinistro dominante per il calcolo, il linguaggio e il ragionamento, si attiva anche quello destro, specializzato invece nella sfera delle emozioni e della socialità. Lo ha reso noto uno studio dell'Università San Raffaele di Milano, in collaborazione con l'Università di Parma e Tucson in Arizona. I ricercatori hanno analizzato 12 pazienti, sottoponendoli allo scanner della risonanza magnetica funzionale. L'obiettivo era quello di capire quali aree del cervello lavorassero di più. Pertanto il centro del lavoro del cervello, della trasformazione, della costruzione della rete neuronale resta sempre l'amigdala, restano sempre le emozioni. Per cui la capacità dell'uomo di emozionarsi, di appassionarsi, di vivere con passione, di vivere con sfida, di buttarci l'anima in quello che fa, è ciò che porta alla trasformazione neuronale e a bloccare lo stesso invecchiamento cerebrale. Non lo dico mica io, lo dicono semplici articoli di giornale, semplici articoli di diffusione. Pertanto, come vedete, per quanto riguarda il crogiolo dello stregone, non abbiamo nemmeno bisogno di verificarlo, di cercare la verità, ma è effettivamente uno strumento fondamentale affinché le persone possano affrontare la loro esistenza. I dibattiti sul crogiolo dello stregone, vi ricordo che riprenderanno ottobre, adesso vediamo se magari ottobre facciamo una riunione per parlare un po' delle cose che sono avvenute, tipo il congresso del VCR di Anversa, oppure di altre cosette, insomma, che abbiamo messo insieme, e dopo magari riprenderemo il dibattito sul crogiolo dello stregone andando avanti. E questi sono articoli usciti adesso. Io praticamente sto avendo 4 contenitori
quattro contenitori da 2 cm e mezzo, per cui contenitori per circa un totale di 10 cm di spessore, 10 cm di spessore di fogli di giornali, di articoli di giornali usciti in questo periodo che confermano, in questo periodo, in questi anni, che confermano la validità del crogiolo dello stragone. Io chiedo a qualunque persone che fanno lavoro sul sociale di avere una simile quantità di prove che confermano quanto loro hanno fatto in precedenza. Capacità mia di cogliere i segnali oppure stregoneria, come dice Walter Otto, fate voi, probabilmente solo fortuna. Però, dice Walter Otto, lo spettatore vede la fortuna, chi invece vive coglie il luminoso che sta dentro e fuori di lui. Bene, questi erano gli articoli che volevo fare oggi per far comprendere quando riprenderemo giovedì prossimo il dibattito e il discorso sulla contemplazione relativa al crogiolo dello stragone. E per finire, James Hillman, un terribile amore per la guerra. Visto che qualcuno mi segue anche col libro in mano, leggerò Un terribile amore per la guerra da pagina 223. E dopo daremo il via alle telefonate. La psicologia del monoteismo ebraico differisce radicalmente da quella cristiana, smentendo il trattino che vorrebbe fonderle insieme in una religione giudaico-cristiana. La forsennata intolleranza del Dio biblico fu temperata attraverso centinaia di anni e centinaia di migliaia di pagine di interpretazioni e commentari che hanno infuso nel letteralismo il Levitico di significati metaforici, mistici e a più livelli. L'ebraico biblico consiste di gruppi di consonanti privi di vocali, sicché un testo può sostenere connotazioni diversissime fra loro, favorendo l'incertezza e una ricca oscurità. Anche la punteggiatura manca. Tutti questi fattori consentono un'incredibile libertà di fantasia ermeneutica e un'abitudine a sottilizzare che a volte si può sembrare quasi comica. La monosemia letteralistica diventa semplicemente una fantasia tra le altre. Lo spirito bellicoso dell'antico giudaismo si andò stemperando e frammentando nella diaspora del popolo ebraico e nelle dispute erudite fino al revival letteralistico dell'ebraismo ortodosso in Israele. Quello spirito, tuttavia, trovò un'altra sede quando la Bibbia fu trasferita nel mondo cristiano e definita il Vecchio Testamento. La bellicosità dei profeti, dei giudici e dei re entrò a far parte della nuova religione cristiana, come anche la nuova religione dell'Islam, la quale a sua volta incorporò figure e motivi biblici nel Corano, per esempio l'immagine del popolo schierato a battaglia nella Sura 61. L'appropriazione della Bibbia ebraica senza il temperamento prodotto da secoli di analisi rabbiniche favorì nelle nuove letture un letteralismo più combattivo. In contrasto con il letteralismo cristiano, secondo un sondaggio condotto nel 1990 negli Stati Uniti, soltanto il 14,2% di coloro che si dichiaravano ebrei considerava la Bibbia la parola di Dio in senso letterale. Tra i cristiani invece troviamo un 90% che crede, per esempio, nell'Immacolata Concezione, idea tramandata, secondo Hans Küng, un noto teologo e studioso cattolico, da un insieme di racconti per lo più di origine incerta, spesso contraddittori e sovente favolistici. Il fatto di considerare gli eventi narrati nella Bibbia alla stregua di leggende, miti e favole, o come racconti esemplari che insegnano verità sulla vita, apre la mente alla speculazione immaginativa, erodendo la fede nella Bibbia, intesa come rivelazione delle vere parole del suo Dio. Come si fa, per
a marciare alla guerra in nome di una favola? Invece la verità marcia a ranghi serrati. Le incertezze testuali e i secoli di studio approfondito della Bibbia sono riusciti a evitare al monoteismo ebraico la necessità di eresie, scomuniche, apostasie, nonché le torture dell'Inquisizione in nome di un unico vero significato, e a evitare contemporaneamente l'imposizione forzosa della fede letterale nella Bibbia. Di conseguenza, è sulla psicologia monoteistica del cristianesimo che la nostra cultura deve riflettere, di essa deve avere paura. E le ragioni per cui avere paura sono tante. Innanzitutto, la consistenza in puri termini numerici dei credenti in seno alla popolazione. In secondo luogo, il letteralismo della loro fede. E inoltre, l'inossidabile innocenza di tale fede, quasi che l'adesione al dogma dell'amore impedisse di prendere coscienza del dato di fatto della guerra e di una terribile verità. La civiltà cristiana dà corpo a una psicologia monoteista, bellicosa e aggressiva. Quando c'è aria di guerra, il Dio del cristianesimo occidentale balza in primo piano. La guerra lo vivifica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quel Dio era il secondo pilota dei bombardieri in missione, come proclama il titolo di un libro, e in una canzonetta dell'epoca il cappellano diventa un gran bel cannoniere. Nella Prima Guerra Mondiale i sacerdoti misero la divisa a Gesù e lo spedirono a manovrare le mitragliatrici. Il vescovo di Londra esortò i fratelli a uccidere i buoni insieme ai cattivi, i giovani insieme ai vecchi, coloro che hanno mostrato compassione verso i nostri feriti insieme a quei maledetti. Alla vigilia della battaglia della Somme, luglio 1916, che nella sola prima giornata causò 62.000 perdite, il comandante supremo delle truppe britanniche, generale Haig, scrisse alla moglie: «Ho l'intima certezza che ogni passo del mio piano sia stato compiuto con l'aiuto di Dio. Se Haig aveva visto giusto, il suo Dio vuole la guerra. Se no, il generale soffriva di allucinazioni». Un altro comandante supremo, Douglas MacArthur, nel suo discorso di commiato davanti al Congresso degli Stati Uniti affermò essere suo sacro dovere portare nella terra del nostro nemico sconfitto la consolazione, la speranza e la fede della morale cristiana. Il solito schema: conquistare e convertire. Nel corso di una guerra più vicina a noi, un generale di corpo d'armata, presentandosi in uniforme a una funzione religiosa, ebbe a dichiarare che i nemici islamici seguaci di Satana saranno sconfitti soltanto se li affronteremo nel nome di Gesù, perché senza Dio non c'è speranza. Possiamo vedere nelle parole di quel generale come i valori della religione possono dare alimento alla volontà di combattere. A Sarajevo, alla domanda di Peter Maas, a una giovane coppia di cattolici, come potessero credere in Dio che permetteva una simile tragedia, la donna, guardando una statua della Vergine Maria, rispose: «La mia fede si è rafforzata, prego di più, credo di più, credo che questa sia la volontà di Dio». Nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, i soldati francesi, tedeschi, russi, italiani, inglesi, scozzesi, irlandesi, austriaci, serbi, bulgari, canadesi, americani, per citare solo alcune nazionalità, mentre erano impegnati ad ammazzarsi a vicenda, invocavano il medesimo Dio, il Dio di Israele, il Dio della Palestina, il Dio dell'Iraq, sono il medesimo, unico Dio, lo stesso che viene invitato ogni mattina alle colazioni di preghiera della Casa Bianca. La religione di Yahweh, quella di Allah, quella del Dio Padre, con tutti i loro virgulti, sono diramazioni sorelle di quell'unico ceppo monoteistico del quale ciascuna rivendica di essere l'unica figlia legittima. Tutte e tre pongono il patriarca Abramo fra i fondatori e tutte e tre additano a modello di fede la sua disponibilità a uccidere il figlio per amore del Dio comune. Tutte e tre considerano Gerusalemme la propria città santa. Tutte e tre, mentre proclamano che il loro è un Dio compassionevole, hanno cercato per secoli di sterminarsi a vicenda. Per due di esse Gesù non è figlio di Dio, così per due di esse Maometto non è un profeta,
ma tutte e tre hanno origine nella Bibbia. Sono cresciute nella medesima terra, nel Medio Oriente, culla delle religioni, e hanno in comune la forza del monoteismo. Ma la visione monoculare, che è la malattia del monoteismo, ha fatto sì che ciascuna di esse infliggesse secoli di orrori alle religioni sorelle e anche ad altre religioni di terre lontane, estranee al loro Dio e alle loro faide. Di fronte a tutte le preghiere di pace e a tutti gli appelli rivolti a questo Dio unico e supremo affinché ci liberi dai mali della guerra, perché egli lascia che le guerre continuino? È la domanda che sorge dal cuore di coloro che sono sottoposti a torture, dilaniati dai bombardamenti, massacrati nei campi di concentramento. La guerra mette di fronte una serie di interrogativi teologici brucianti sulla natura e sugli intendimenti di un Dio unico e onnipotente, la cui bontà e misericordia è esaltata dalle tre grandi religioni monoteistiche. Per definizione, quel Dio ha il potere supremo, non c'è nulla che egli non possa fare. È questo che significa la sua onnipotenza. Allora perché non pone fine alle guerre? Perché non ha cognizione degli appelli per la pace, visto che non c'è nulla che egli non conosca, giacché è questo che significa la sua onniscienza? Delle due l'una: o non è capace di impedire la guerra, o non vuole impedire la guerra. La prima ipotesi confuta la sua pretesa all'onnipotenza, e la seconda sottintende che egli ama la guerra, o quantomeno che non impedendola la favorisce. Il comandante supremo dei massacri occidentali è il comandante supremo della cultura occidentale, per richiamarci al titolo del libro di Anson. E questa è la ragione per cui sotto la nostra lente è la fede cristiana e non altri monoteismi, i quali sono irrilevanti se non come nemici per la macchina da guerra occidentale. Certo, il nome divino di Allah incita alla jihad, il nome divino dell'imperatore ispirò i piloti kamikaze, ma a noi interessa il nome divino di Gesù Cristo. Massacri e cultura, sì, ma non principalmente perché la mente occidentale sia stata educata al pensiero greco, allo spirito pratico, alla volontà disciplinata dei romani, bensì perché noi in Occidente abbiamo pregato davanti all'altare di un Dio bellicoso fin da quando Giosuè suonò il suo corno. Se volete saperne di più di macelleria da guerra e terrori biblici, leggete Holy Terrors di Bruce Lincoln, Only Three God di Rodney Stark, The Curse of Cain, The Violent Legacy of Monotheism di Regina Schwartz, o Yahweh is a Warrior di Milan Lind, oppure leggete la Bibbia e dovreste imparare a leggerla. I pensatori cristiani hanno lottato in ogni modo contro la terribile bellicosità della loro religione dell'amore. Quietisti, pietisti, quaccheri, francescani, trappisti, ordini mendicanti, monaci ortodossi e anacoreti, nei loro ritiri sulle pendici del Monte Athos o nelle sabbie del deserto egiziano, hanno cercato di dissociarsi dalla combattività del Cristo marziale, ma la negazione ascetica e la penitenza autoinflitta sono a loro volta stili di belligeranza. Si è pur sempre in guerra col mondo, con la carne e col diavolo, ed è anche troppo facile proiettare il diavolo sugli altri popoli, altre nazioni, altre religioni o altre sette, di poco differenti. Questo è un discorso fatto da James Hillman, considerato il massimo psicanalita, il massimo psicologo che esista in questo momento. Pertanto, questa non è una dichiarazione contro il monoteismo che faccio io, contro il cristianesimo, ma è una dichiarazione contro il cristianesimo che fa James Hillman. Vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. E nel frattempo andiamo avanti con qualche altra notizia stampa, visto che è vero che negli ultimi 15 giorni non ho avuto molto tempo per raccogliere le notizie stampa, a parte quella di ieri di Ratzinger, che era troppo grossa. Pronto? Ciao! Ti dà fastidio la radio? Eh? Fastidio la radio? Dimmi! Niente, seguivo la trasmissione, seguo sempre se posso. Sì. È molto interessante. Non so neanche cosa dire, ma è la prima volta che telefono. Mi senti? Certo. Ok. No, ripeto che è molto molto interessante, trovare altre vie, insomma. Eh? Sì o no? Vabbè. Se dici tu.
Ascolta. Dimmi. Se lei volesse, no, cancellarmi dalla religione cattolica. Come se che vuole fare? Non esiste una possibilità di cancellazione. Non esiste. No. Questo è molto grave. Perché arriva tu a subire una roba che non avevo scelto? La denunci come violenza. Certo. Anche a me me l'ha fatta quella violenza. Ma non poche. Tanta sì. E che vuole tanto tempo per eliminare le scorie. Quelle che abbiamo dentro di noi è un discorso, quello che è la formalità, insomma, è un po' meno. Certo. Cioè, però sempre scorie. È una vita che dobbiamo affrontare per costruire la certo. nostra libertà. Per ricominciare da capo, è duro, però è interessante. Si può fare qualcosa, sì. Si bisogna, è come, non so, un nuovo parto, per partorire una nuova coscienza, diciamo. Più o meno, sì. Sì, ma no? Basta farlo un po' tutti i giorni, sai. Ah sì, io ho fatto caso. Basta farlo un po' tutti i giorni. Perché diventa un tantano. Una riflessione certo. porta che altra, questa che altra e... Certo. Se arriverà qualcosa, speriamo. Qualcosa si modifica dentro di noi. Si costruiscono nuovi neuroni e nuovi sinapsi. Certo. Va bene, dai. Niente, grazie. Grazie a te. E complimenti. Ciao, 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 ciao. Mori, ciao. Pronto? Simi, se tu parli della Grecia antica di Pitagora e Talete ti do pienamente ragione, ma non mi parlare delle pennellate soavi che erano le guerre dei Greci e dei Romani. Ma chi se ne frega questo? Ma scusa sai, quello che è la società civile è una cosa, che è importante se lo dice il Dio, se viene fatto il nome di un Dio o non viene fatto il nome di un Dio. Certo che si massacravano, si derubavano, si massacravano, ma non c'era un Dio che li mandava. Invece i cristiani sono proprio mandati dal loro Dio. Ma il Dio degli eserciti è stata un'invenzione del Vecchio Testamento. Sì, vabbè, ma è cristiano, è fatto parte del cristianesimo. È stato fatto da... Senti un po', guarda che in Matteo, il pazzo di Nazareth, dice, guarda che io non sono mica venuto a portare la pace, cioè, sono venuto a portare la spada e la guerra, a dividere il padre dal figlio. E la cosetta è ripresa anche da Luca, che ne fa un pochetto diversa. Verissimo, verissimo, questo è... Allora, che cosa dire? È venuto a sterminare, ha portato a sterminare, abbiamo dormito. Non confuto. Vabbè, dai, ok. Ciao, bello. No, ciao. Dicevo, no. Dimmi, dai, veloce. Adesso mi hai fatto fuori memoria. Comunque... Sì, io non ho capito. Comunque io non sto esaltando le civiltà antiche. Sì. Ok, ciao. Per questo volevo dirti che proprio tu non vuoi indicare le civiltà di adesso, ma parli delle civiltà passate. Va bene, ok. Sì, ma perché se sono sparite c'è un motivo, Sì, sì, indubbiamente. Forse il scivolamento, come tu dici, un monoteismo esasperato. No. E Platone indicava questa strada, per esempio. Vecchio. Va bene, dai. Però dalla Grecia, ricordi, deriva il levantinismo che è sempre stato addebitato ai poveri ebrei. Dalla Grecia deriva anche la cosa, l'usura. E l'hanno debitata agli ebrei, per esempio. Per esempio, tutti i testamenti sono stati tradotti dal greco, quei ebraici. Va bene, ok. C'è un cuore anche del passato. Ti prego di osservare, okay. Perché se uno sei, anzi sei, hai un'intelligenza superiore alla media. A grazie di questo. No, te lo dico. Va bene, okay. Ricordati che Gesù ha preferito in certi momenti pagarmi. Ma se non è mai esistito, finta che sia. Ciao bello. Finta, io credo che sia una bellissima favola, che dopo l'ha tradotto in una tragedia, addirittura da Male Oscuro, con sofferti dei papi e di chi. E forse ti conviene riprenderti un attimo. Ti conviene riprendere un attimo i Vangeli. Ciao ciao. Pronto? Sì? Ciao. Ciao. Ciao Marisa. Dimmi. Ascolta, mi penso che qua saremo quando che non sei più. Ora quello che avremo da fare, quello che siamo, quando che saremo al mondo vero, lo saremo. Se vi sarà qualcosa, potrò dirti che tu hai visto ed è qualcosa, ma se non vedi niente... Stiamo in braghe di te. Ma sai cosa c'è? L'unica cosa da sottolineare
è che sappiamo benissimo cosa c'è di là. E c'è esattamente quello che c'è di qua, né più né meno. Sempre che abbiamo la forza di trasformare la morte del corpo fisico in nascita di qualcosa. Perché, come sai, non tutti i bambini nascono vivi. E neanche noi. Nessuno ci regala niente. Dipende dalla nostra vita. Sì. Da come abbiamo affrontato. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. A te. Già, dipende esattamente come noi siamo stati in grado di affrontare la nostra vita, se abbiamo accumulato abbastanza energia, se abbiamo accumulato abbastanza potere, se siamo stati responsabili delle nostre azioni, se siamo riusciti a manifestare il coraggio e affrontare con dignità. Ultimissimo, due secondi. Pronto? Nina, domani che i bigotti si ha mai visto Dio o a Madonna? Domani che... Lo so, ma stanno solo aspettando di mettere fine alla loro esistenza. Io lo so questo. Ciao. Ciao, carissima. Ciao, ciao. Sì, in effetti è vero. Cioè, sono delle persone che stanno solo aspettando la loro fine per la disperazione con cui hanno affrontato la loro vita. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi do appuntamento per le persone che verranno sabato 24 per il rito dell'equinozio di primavera presso il Bosco Sacro di Jesolo. Ricordo che in via Cagamba, settima traversa. Francesco è già giù che sta preparando. Naturalmente tutto sarà pronto per sabato, per il rito. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, l'indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti e casella postale 53 Malostica, Vicenza. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo.